Ok, ora che siamo belli potenziati, amplifica perforazione. Oh, finalmente carte buone. Ora i punti esperienza sì sono utili, ma lasciamoli indietro per adesso. Se non abbiamo nient'altro di meglio, prendiamo anche quelli. Ah, già il nemico, eh? Spero di avere abbastanza chiavi. È la mia unica preoccupazione al momento. Sabbia ossessiva. Siamo ormai talmente potenti da non aver neanche più bisogno di usare la nostra teurgia per fare fuori i nemici dei livelli. Porca miseria. Che in realtà 72.000 comunque buttali via. Quindi mascella della morte, ottimo. Ed ecco qua, è una passeggiata. Ryoji diceva che per noi è impossibile vincere, ma per come sta andando sarà una passeggiata. Scherzo, ma sarebbe bello, devo dire. Beh, vedremo. Ah sì, mi sembra giusto, stiamo affrontando un vero e proprio mostro, no? Ma comunque è meglio essere sicuri ed evitare un crollo di nervi, giusto? Certo. Non fraintendetemi, so che era serio quando diceva che non possiamo battere Nyx, quindi me la riderò di gusto quando gli dimostreremo che si sbagliava. Beh, ah, adesso l'aumento dei ranghi così a cacchio di cane. Ma certo, ma perché farlo di trama quando puoi farlo salendo così a cazzo di cane i vari livelli? Mi sembra giusto. Allora, forziere da 3, spero ci sia un'arma. Il cannone antimateria. Ok, abbiamo una nuova arma, posso usarla? Ma certo. Bello. Potenzia perforazione. Ok, va bene. Poteva essere di meglio, ma non mi lamento. Sandali di Hanzo. Di tutti gli alleati inizio battaglia. Carino, ma abbiamo già il modo di aumentare le statistiche dei nostri compagni inizio battaglia. Grazie del consiglio, comunque. È ancora lontano, ma rilevo un nemico potente su uno dei piani superiori. Immagino che sarà uno scontro difficile, per cui facciamoci trovare pronti. Sai che potrei benissimo rusharla ormai, tanto veramente non mi serve neanche più ucciderli i nemici, se non che ho bisogno di soldi, ho bisogno anche di tutti i materiali che ci droppano. La zona è nostra. D'accordo, vai Aegis. A me servirebbero un po' di chiavi del crepuscolo, gioco. Adesso gli opali così ce li regalano proprio ormai. E siamo pure saliti di livello. Come se non fosse bastato quello che abbiamo fatto fino ad ora. Un motivo se questa zona ha questo aspetto? Sì, perché è passato Maruki di qui. Diamante, ametista e opale. Ma perché no, d'altronde. Voglio dire, diamanti però siamo a 3, eh? Sono pochi, pochi, pochi. Forse dovrei rimanere a farmare un po' di più in questa zona. Oh, la mano d'oro, eh? Beh, ormai ammettiamolo, ci serve realmente a poco. Lo facciamo più per sfizio che per altro. Ok, mi sa che il fra riflette tutti gli attacchi fisici. No, riflette letteralmente tutto. Tutto tranne gli attacchi divini, ovviamente. Vediamo se muore. Non c'è più neanche il problema. 20.000. Per arrivare a quanto ci ha dato solamente il Reaper, dobbiamo farne 20 di quelle mani dorate. Chissà quanto arriveremo di soldi quando usciremo da questo tartaro. Mi stavo chiedendo, quanti trofei ci mancano per completare il gioco? Non voglio sapere quali, voglio sapere quanti. E abbiamo ottenuto il nostro primo trofeo dorato. Ce ne mancano 5. Ovviamente uno di questi 5 è il platino. Ovviamente uno di questi 2 sarà riferito alla storia, quindi completa il gioco, sblocca il finale X. Massimizza tutte le affinità sociali, questo mi preoccupa. Hai fuso Messia, questo ovviamente bisogna sbloccarlo. E basta, quindi abbiamo sicuramente 2 trofei di storia. Uno di completamento totale del gioco. Uno di fusione che è facile quando lo otterremo. E l'ultimo è il platino, quindi 4 trofei ci mancano. Beh dai, ce la siamo cavata mica male, no? Per essere stato il primo gameplay non è male. Ah, i diamanti. Ho appena realizzato che dopo aver sconfitto il mietitore 2 volte possiamo praticamente fare tutte quante le persone ora. Possiamo fare Satanael, possiamo fare Lucifero, possiamo fare tutto quanto delle fusioni speciali. Ovviamente devi avere i materiali. Amplifica colpo. Oh, quanto è bello quando ottieni carte nuove. Comunque si vede che questa è proprio l'ultima zona del gioco, perché stiamo ottenendo tutti quanti i materiali per le creazioni proprio da tutti i nemici. Altro giro di nemici. La chiave della vittoria sarà l'ordine in cui le abbattiamo. Fuca, tesoro bello. Io capisco che stai cercando di aiutare, tutto quello che vuoi. Però davvero non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non ti preoccupare. Vai tranquilla, Fuca, vai tranquilla. Ecco, questo è un bel po' di esperienza.
Star Sun, mi ricevi? Ottimo col guardiano. Man mano che ci avviciniamo alla cima continuiamo a pensare a molte cose. Chissà se è così che si sentono gli eroi appena prima di finire la stagione. Non ne ho idea. Oh, non fraintendermi, so che è tutta una finzione. Pensavo solo che calarmi nei panni dell'eroe mi avrebbe aiutato a pensare più positivo. Sai, gli eroi non sono forti perché non perdono mai. Sono forti perché non si arrendono mai. Almeno così la penso io. Via di un altro rango. Secondo Fuka-san ci sono ancora molti guardiani prima di raggiungere la cima, ma ce la faremo di sicuro e io sono pronto a partire quando vuoi. D'accordo, belli. Allora, forziere gratuito. Specchio magico. Forziere a pagamento. Avrei preferito altro. Altra porta della monade. Ah, che bello, Balzebub. E forza primordiale, ottimo. Percepisco un'altra minaccia potente tra qualche piano. Wow, viva la precisione, Fuka. E io vedo le scale, sono proprio là davanti a noi. Ah, quante belle personcine nuove oggi. Forziere da uno, magari abbiamo fortuna. La mia è più una speranza che una richiesta. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Vai pure, Aegis. Spero davvero un sacco di trovare la stanza dell'orologio. Amplifica fuoco. Cosa hai trovato di bello? Solo soldi. Oh, delle chiavi, grazie. Ne avevo proprio bisogno. Ecco due bilance. Questo nemico ci metterà a dura prova, dovrete mettercela tutta. Tranquilli, insieme ce la faremo. Ma, guarda, secondo me è un altro giro di teurgia e la facciamo facile. Ma in realtà basta Junpei che critta come un bastardo e siamo a posto. L'abbiamo risolta veramente in maniera molto semplice. E abbiamo ottenuto dei diamanti, ecco, questo sì che è un bel premio. Ben fatto, ora continuate ad avanzare. Stiamo per raggiungere il piano 250, ne abbiamo fatta di strada. Non è passato nemmeno un anno da quando molti di voi si sono uniti al SES. Siete stati magnifici. Non so come ringraziarvi per aver sopportato tutto malgrado le avversità affrontate. Il ramen allora lo offri tu. Ramen? Perché è una cosa tanto semplice? Potresti sempre... No, hai assolutamente ragione. Dopotutto abbiamo combattuto tutto questo tempo per poter tornare a una vita normale. Col suo confident poi andare a mangiare ramen è la cosa più corretta che puoi chiederle. Quelli che abbiamo perso ci accompagnano con lo spirito. Noi vinceremo, il futuro di tutti è nelle nostre mani. Doveva proprio tirarlo fuori Shinji, vero? Ne restano 5, quindi rimani concentrato. Anch'io sarò pronta in caso tu abbia bisogno di me. Sì, è molto probabile che succederà e sai che ti dico, guarda. Giusto perché credo che comunque se no è un po' spreco e cercare di arrivare alla porta dell'orologio sembra più difficile che altro. Akiko e Mitsuru ce li portiamo dietro. Più Mitsuru che Akiko a questo giro in realtà. Almeno quei punti extra che ci becchiamo se li prende anche lei. Incenso del potere. Una cagata? Una carta? Stivali della buona sorte. Elusione fisica. Non sarebbe male effettivamente. Sarebbe tanto meglio elusione magica. Ma vabbè, ci accontenteremo. Oh, chiavi. Grazie chiavi. Lama turbinante. Ok, ora le carte si fanno interessanti. Porta della monade. Amplifica elettricità. Che bello. Ora potenziare qualsiasi tipo di persona sarà uno scherzo. I rubini. Siamo a 10 rubini e siamo quasi a 2 milioni di yen. Una volta usciti da qua, secondo me arriviamo facili facili a 3. Nemico della monade. Andato. Rubino, bello questo. Altri rubini. Ormai è diventato molto più facile trovare tutto quello che ci serve. Siamo arrivati ormai nella zona definitiva. Tutti i materiali che ti servono per fare qualcosa ci sono. Non avverto alcuna ombra, sembra un piano sicuro. Ma c'è una presenza potente al prossimo piano. E anche tra altri due. Sembra che combatteremo una battaglia dietro l'altra. Prepariamoci finché possiamo. Allora, questo piano abbiamo detto che era vuoto. Il prossimo, eccolo qua, due serpenti e un paio d'occhi. Ancora niente di teletrasporto, dovremmo combattere una battaglia dietro l'altra contro nemici potenti. Innanzitutto superiamo questo ostacolo, nessuna esitazione. Che poi, vogliamo fare i pignoli di sto gran paio di palle. Via di fuga, pam pam, via da qui. A sto giro vorrei usare la teurgia di Mitsuru, perché mi piace un sacco come è fatta. La sua animazione di sta roba è fighissima. Perché praticamente prende l'anima del nemico e poi la inizia a frustare. Molto bella, davvero fighissima come animazione. Ma che bastardo, con tutta la fatica che faccio per farli quegli SP io. Vabbè, ci ha fregato gli SP almeno, non gli HP. È stato facile. Lo so, Mitsuru sale di livello. Lei ne ha bisogno effettivamente, ci eravamo completamente scordati di lei. Ottimo lavoro gente, manca poco alla vetta, fate attenzione. Wow,
Oh, sembra che Coro-chan voglia dirci qualcosa. Che c'è, Coro-chan? Bau bau. Bau 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 bau. Sento la grande insistenza di Koromaru. Sembra che, che ci stia incoraggiando. Bau. Bau bau bau. Ora Koromaru sembra ancora più motivato. Avverto la rafforzata determinazione di tutti quanti. Ma perché sì, dai. Voglio dire, arriviamo secondo me al rango 8-9. E l'ultimo rango lo facciamo quando combatteremo con Nyx. Tutto pronto, Koro-chan? Allora continuiamo. Ma non potevano, scusa, mettere Aegis che traduceva quello che diceva? Uovo prezioso, questo non è male. Altro forziere da due. Stivali della Dea, per le ragazze. Non sapevo che anche in Giappone ti fassero l'Atalanta. Recupero 3. E una torre. C'è un nemico potente. Va bene, passiamo al prossimo. Preparatevi al meglio. Ma questo? Tra 9 piani troveremo un piano di confine. Che sia l'ultimo, scopriamolo. Ah, non lo so, speriamo. Tra 9 piani, eh? Ok, quindi teurgia e la facciamo pam pam veloce questa. Ma sai che anche solo con la magia ormai sti nemici qua proprio... Cioè, guarda lì, 480 di danno così, a babbo morto. Più un critico dato al fatto che è paralizzato. Fatto. Ci siamo liberati del nemico. Ancora prima che potesse fare qualcosa. 119.000 di esperienza, cavolo. Certo, è un quarto di quanto ci ha dato il mietitore, però. Nessun problema, vedo già la fine dell'orizzonte. Anche tu hai combattuto un bel po' di battaglie ormai. Quando non sai cosa fare, ripensa quanto sangue e sudore hai investito in tutto questo. È rilevante. Che pensiero profondo. Beh, spero che tenga alta la motivazione. Comunque, quel che conta è che non voglio avere rimpianti. Farò il massimo delle mie capacità, quindi continua così anche tu, leader. Io do sempre il massimo, Fra, quindi impegnatevi anche voi. 9 piani, troviamo un altro nemico, quindi qualcuno ci fermerà e ci dirà qualcosa. Quindi rango 8. Il penultimo giorno arriveremo al rango 9. E l'ultima volta, quando combatteremo Nyx, arriveremo al rango 10. Forziere da 3, spero che sia una bella arma almeno. L'Excalibur. Scusatemi, è sicuramente un'ottima arma. E tra l'altro quest'arma già noi la conosciamo, perché è la stessa arma che lui utilizza quando combatte con noi in Persona 5. A meno che non esista una versione ancora più potente di quest'arma. E allora 100 SP, eh? Beh, oddio, come potenziamento poteva essere molto meglio, però anche questa era 30 SP, quindi tanto di guadagnato per noi. Ne è valsa la pena. Mi chiedo se fra 9 piani ci sarà un'altra porta della monade. La mano d'oro. Beh, non che ci serva. Beh, per Mitsuru sì, però. Tanto ormai sappiamo come trattare le mani d'oro. Pum, Megidola e via. 24.000. Un po' poco, eh. La zona è nostra. Vai pure, Mitsuru. Cosa hai trovato di bello? Rubini, sfere, ok, ok. Ci servirebbero ancora un po' di diamanti. Ne abbiamo solo 7. Non che siano pochi, potrebbero essere anche di più. Ti prego, dammi la porta dell'orologio, ti prego. Sto finendo le chiavi, ho bisogno di sta porta. Solo per tirare su Mitsuru, dai. Solo per Mitsuru la voglio sta porta. Dai, tu da uno, per favore, ho solo 7 chiavi. Ti prego. Incenso del potere. No, che fregatura. No, 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 devo... Adesso dobbiamo tenerle le chiavi, purtroppo. Perché se mi trovo un'altra cesta al nono piano, devo averle le chiavi, per forza. Ah, carica, eh. Questo ci renderà più facile creare la persona che ci ha chiesto Elizabeth. E ho appena ottenuto 2 diamanti, fantastico. Ah, però ho bisogno delle chiavi, ho bisogno delle chiavi. Devo trovare il modo di farmarne un po'. Un'idea ce l'ho, cioè potrei continuare a salire i piani fino a che non trovo altre volte il piano oscuro dove è pieno di chiavi. Il problema è trovarlo un piano oscuro. Impossibile, che cos'è? Percepisco un nemico molto potente al prossimo piano. Rilevo anche minacce analogiche su diversi piani successivi. Si aspettano 2 scontri di fila, forse anche di più. Sarà la prova più difficile da affrontare finora. Armatevi fino ai denti. Addirittura. Armatevi fino ai dentisti. Ah, vabbè, ma è un nemico normale. Pensavo chissà cosa fosse. Niente teletrasporto, per tornare indietro dovete sconfiggerli tutti. Primo round, mostrerò un nemico chi comanda, vi aiuterò come posso. Sorella, te lo ripeto, questo basta. Vabbè, vabbè, vabbè. 2 nemici potenti di fila, ha detto, eh. Seguace della morte. Già trovata la debolezza. Mamma mia. Strano. Ah, beh, certo, perché era un nemico di passaggio, certo. Sto dicendo, strano, non mi ha fatto la mano arcana.
Ah, ci siamo quasi, vero? Allora, so che è inutile dirlo, ma vediamo di vincere, ok? È che abbiamo così tanti bei ricordi assieme, dovremmo crearne molti altri. Oh, scusate, sembra strano se dico queste cose dal nulla, eh? Sì, stramboide. A dire il vero sei sempre così. Ah, davvero? Beh, allora forse sono più così quando sono con te. Comunque, non mollerò fino alla fine. Anzi, no, non permetterò che ci sia una fine. Quindi spero che creeremo altri ricordi, leader. Oh, che carina questa frase. Ok, altro nemico, arriviamo al rango 9 e poi ci fermiamo di sicuro. Un solo forziere, eh? E tra l'altro gratuito. Incenso della magia. Può essere utile. A proposito di incenso della magia, Loki come ha messo a magia 68? Quasi quasi. Abbiamo 6 della magia 1, 3 da 2 e 2 da 3. 18 punti in più. Ma sì, dai. Probabilmente li sto sprecando, ma guarda, arrivato a questo punto, chi se ne frega più. E due dischi, eh? La vedo facile. Secondo round in arrivo, sarà agguerrito come il precedente, ma possiamo farcela, lo sento. Agguerrito, fra. Oh, wow. È bastato un colpo di vento per tirarlo giù quello di prima. Allora, Sadomaso, cosa volete? Peccatore edonista, eh? Secondo me resiste agli attacchi fisici, sai? Uno è finito su tutte e due, dai. E allora, questo è facile. E ora, addio. Sono sopravvissuti, complimentoni. Ah, vuoi giocarla in questo modo, eh? La giochiamo così, quindi. E allora ti paralizzo. Che fregatura. Questo non era nella lista delle cose. Vabbè, ci pensa Mitsuru a fare quello che dovevo fare io. Assorbi fuoco e via. Anche questa debolezza ce la siamo levata dalle balle. Ottimo lavoro, gente. Ora ce ne manca solo uno, siete vicinissimi. A dire il vero, ero un po' preoccupata. Credevo che il mio desiderio di evitare il dolore alle persone a me care mi avrebbe reso incapace di combattere. Tuttavia sembra proprio l'opposto. Mi sento ancora più motivata a lottare. Sei molto affidabile. Sì, conta pure su di me quando vuoi. Accoglierò questa nuova emozione e continuerò a lottare al vostro fianco. Brava ragazza. Vuoi vedere che messia me lo danno al rango 10? Forse mi sbagliavo e l'ultimo rango lo prendiamo proprio adesso. Bene, fai attenzione e buona fortuna. E ricorda, sono sempre pronta, basta un cenno. Vuoi vedere che messia ce lo danno già adesso? Boom, ultimo nemico allora. Il tizio sul dondolo. Il terzo scontro, questo è l'ultimo. Il piano di confine è proprio super di noi. È al prossimo. Mettiamocela tutta, un ultimo sforzo, gente. Andiamo di teurgia? Tanto non abbiamo proprio motivo di tenercela questa volta. Allora, iniziamo frustandolo, che tanto questo gli piace di sicuro. È bellissima sta animazione, perché gli ruba l'anima e poi e soprattutto tutte le statistiche giù. La uso così vado tranquillo. Ok, di poco. Ma tanto mi dispiace per lui. Ah, che fregatura. Sempre quando penso di averli sconfitti, becco sempre quello che assorbono e riflettono. Aia, questo fa male. Ma meno male che l'abbiamo debilitato. Ne hai mancati 3 su 4. Bravo fra. Garudine. E addio. Ciao ciao. È stato abbastanza facile. 141. Mitsuru sale di livello e noi siamo al 99. Il guscio della luna morta. Fantastico. Il segnale del guardiano è appena scomparso. Ce l'abbiamo fatta, era l'ultimo. Ora manca la vera battaglia. Sì, hai ragione, abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo. Ma ora che i guardiani non ci sono più, la via è libera. Percepisco un'area piena di pareti un po' più in alto. Probabilmente è il luogo in cui parlava Ryoji. Quindi sarà la cima. Andiamo, tutti assieme. Avverto la rafforzata determinazione di tutti quanti. Nanji Vavaru. Beh, è stato abbastanza veloce, però sì. Il potere del giudizio. E questa forma definitiva sarà messia? Vediamo subito. Rango 10, la squadra di distruzione di Nyx. Messia. Lo sapevo. Bon, ora a livello 99 non c'è più nulla che non possiamo creare. Fa attenzione là fuori, per favore, e buona fortuna.
Mi aspettavo quest'ultima porta e comunque io Excalibur l'avrei messa adesso, non al piano prima. Però, prima di aprirla ovviamente, prendiamo anche gli ultimi due forzieri, una soma e le nostre ultime sei chiavi. Abito da maggiordomo. Vuoi vedere che la roba buona si trova qua dentro? E dovrò andarmi a farmare le chiavi per poterla avere? Il tarocco del giudizio sta reagendo. Questo dovrebbe essere l'ultima porta della monade. Io ho solamente tre chiavi. Vabbè, meglio che non abbiamo usato la nostra teurgia allora. No, che cavolo dico, certo che l'ho usata, maledizione. L'ho usata pensando che non ci sarebbe stata la porta, effettivamente. Vediamo. Ok, resiste al ghiaccio, resisterà anche all'elettricità. Ok, no, l'elettricità ci sta. Ok, dai, almeno non ha crittato come ha fatto l'altro prima. Ha caricato due proiettili, che vuol dire che al prossimo turno doppio colpo, eh. Anzi, visto che lei è molto più facile da caricare la teurgia, vai pure. Madonna mia, che slecca che gli ha tirato. Secondo me non lo uccidiamo, ma quasi. Metà vita è andata, fantastico. Manca solo il fuoco, ma dubito sia debole al fuoco. Anzi, è più probabile che lo curiamo. Speriamo di no. Ok, non lo curiamo, però resiste. Non è debole a nulla, sai che novità. Panta Ray! Quanto è bella l'animazione di Pantarei quando sconfigge un nemico, perché praticamente si dissolve nell'aria. 42.000 yen, sti cazzi. Mi sembra ingiusto che si possa infliggere tanti colpi in una volta sola, ma non credo dovremmo aspettarci che i nemici combattano in modo leale. Stanno facendo il possibile per distruggerci. Non possiamo lasciarli agire indisturbati, quindi è tutto il mio supporto. Ti sta dicendo, i nemici sono degli strozzi, però fai bene ad ammazzarli. Bikini elegante, per chi? Perché mi sa tanto per Aegis questa cosa? Era per Mitsuki. Beh dai, non è volgare, è molto carino. Certo è che mi aspettavo qualcosa di meglio. Ok, abbiamo un ultimo samurai. Un samurai dorato, eh. Sembra che sarà interessante, andiamo. Secondo me sì, sarà molto interessante la Madonna. Il quartetto dei samurai, io sono senza la mia teurgia. Ok, sarà interessante sì. Sarà interessante sì, maledizione. Aia. Ok, hanno potenziato già il capo. Cacchio. Ok, fra, saettali tutti, nella speranza di fare un bel po' di danno. Ok, ok, questo sì che è un bel danno. Speriamo. Speriamo che nessuno si curi. Ok, uno solo si è curato e uno è morto. Perfetto. Quindi passiamo la palla a noi. Facciamo una cosa intelligente, ovvero ci concentriamo. E ora tocca a noi. Aiaiaiaiaiaiaiaia. Ok. Ok. Siamo vivi. L'importante è quello. Comunque ci siamo concentrati. Megidolan! Ciao ciao samurai. Ok, immaginavo che tu saresti sopravvissuto, lo immaginavo. Controlliamo le debolezze. Non ha nulla di debole. Polvere di diamanti. Spero che lo congeli. Ok, non l'ha congelato però, dai. Ci siamo ormai. Lo paralizzeremo? Speriamo, vediamo, ti prego. Non l'abbiamo paralizzato. Attacco mortale. Poteva andare peggio. A parte la luce, nulla ti può curare, vero? Mi dispiace. Addio, samurai. Hai tutto il mio rispetto. 40.000 yen, tanta roba e... 13.000. È stata dura. La vista di quattro samurai in armatura completa è davvero intimidatoria. Avete notato le leggere differenze nei loro elmi? Forse il professor Ono sa perché sono diversi, dato che la storia è il suo campo. D'altra parte potrebbe andare avanti e parlare per ore, fino a far morire le ombre di noia. Beh, continuiamo, ci sono ancora altre ombre potenti più avanti. Ancora? Pensavo che fosse come gli ultimi giri che abbiamo fatto in cui le ombre erano solamente due. Però i forzieri almeno non ci costano chiavi, quindi...
Ok, Murasama, una nuova spada per noi, non me lo aspettavo, onesto. Ovviamente più debole della nostra, però amplifica l'oscurità. Non è male. Che poi non ne capisco il senso, scusami. Ma mettimi qua dentro l'Excalibur. Non ha senso farmi trovare un'arma per noi più debole rispetto a quello che abbiamo trovato fuori. Anche perché in tutto questo a noi ci manca ancora l'arma per... coso? Per Ken, per la missione di Elizabeth. Credo che però si forgia quell'arma a questo punto. E Abaddon, che è lo stesso però che abbiamo affrontato insieme al tipo della strega. Allora... Non ci vediamo da tanto, eh? Dovrei sconfiggere questo nemico. Andiamo pure. Non è la prima volta che lo affronto. Non posso perdere. Forza, fatevi sotto. E Abaddon, ovviamente, noi sappiamo che è molto resistente al fisico. Carica e concentrazione. Perfetto. Ok, proviamoci. Ok, il ghiaccio lo colpisce. Il fulmine lo colpisce. Madonna mia, che male che gli abbiamo fatto. Vabbè, curiamoci. Col cavolo che mi faccio avvelenare. Rimane fuori solo il fuoco. Inferno. Perfetto, meno male che... Madonna mia. Meno male che non resiste. Non resiste, non riflette nulla. Ancora più facile allora. Mi rendi la vita proprio una passeggiata, Abaddon. Ok, questo sapevo che non gli avrei fatto danno, eh. Questo lo sapevo fin dal principio. Era giusto per sprecare la carica. Mano arcana. Ci manca però un'ultima carta ancora di livello. Ci manca la carta del re. Ombra eliminata, ottimo lavoro. E KO! Questo potrebbe essere stata l'ombra più tosta che abbiamo affrontato fino ad ora. Ma in realtà no. Ma proprio mai. Non male come riscaldamento prima dell'incontro finale, non credi? È quasi finita. Questa volta siamo noi gli sfidanti, quindi cerchiamo di mantenere lo slancio. Sembra che abbiamo sconfitto tutto quanto, grazie. E quindi c'è ancora un'ultima carta adesso. No, c'è un'altra porta? Ok, questo forse... Cos'è successo a Mitsuru? Questo forse era ovviamente gratuito. Amuleto avaro e un altro libro. Abbiamo aumentato gli arcani di uno. Non c'era una carta dei tarocchi in quello. Se non possiamo aprire le porte ancora chiuse, meglio tornare indietro per ora. 50% di punti esperienza. La madonna. Certo sarà molto utile nel prossimo gameplay, però cavolo. A sto giro mi sa che lo do a Mitsuru. Però vediamo se questa porta si apre. La porta è ben chiusa. Questa sembra essere l'ultima porta, ma è chiusa a chiave. Chissà se sia... Chissà se ci serve altro oltre i tarocchi per aprirla. Sembra che mi manca qualcosa. Torniamo indietro. A meno che non ci sia un altro tarocco di sopra, non so cosa ci possa mancare. Tutte quante le porte le abbiamo fatte, quindi ci mancherà qualcosa di trama. Abbiamo raggiunto il 256esimo piano. Percepisco un'area priva di pareti, qualche piano più in alto. Probabilmente è ciò di cui parlava Ryoji-kun. La via per il luogo promesso, dove dobbiamo recarci il 31. Ne abbiamo fatta di strada. Ho fiducia in voi. Non importa cosa ci attende più avanti, noi non perderemo. È il momento di mettercela tutta, è la battaglia decisiva. Che bel discorso, Fuka. E a questo giro... Neanche un forziere. Ok, ora rimane una decisione. Aspetta. Fermi un attimo. Qualche chiave adesso dovrei averla fatta, vero Elizabeth? 2. Vabbè, meglio di nulla. Sconfiggi l'ombra del vuoto. Ma in realtà non capisco la difficoltà. Già anche Akiko. L'ombra più difficile che abbiamo mai affrontato. In realtà no. Era una delle creature più meschine che si nascondevano nelle ombre del Tartaro. È davvero impressionante che tu sia riuscita a sconfiggerla. Davvero? Ma era più difficile del mietitore. Ma stiamo scherzando? Ecco la tua ricompensa. Guscio della luna morta. Elimina l'avversario finale. Nessuno può negare il tuo potere ora che hai sconfitto il mietitore in battaglia. Per questo abbiamo organizzato per te una battaglia con un avversario adatto a te. L'avversario definitivo, si può dire. Credo che tu conosca le profondità, vero? In fondo ad esse si trova il punto più profondo del Tartaro. Dirigiti lì per affrontare la tua sfida. Da solo. Da solo si fa in automatico? O da solo devo proprio smissare tutti quanti e andare? Beh, se devo farlo da solo, allora la cosa migliore da fare, ovviamente, è prima di tutto curarci gli SP.
perché ne abbiamo veramente pochi. E seconda cosa, dobbiamo caricare la nostra teurgia. E se riusciamo, vorrei caricare anche quella di Fuca. Beh, anche questa idea non è male, sai? Alla prossima battaglia rifletterei un attacco fisico o magico. La teurgia ce l'abbiamo, siamo a livello massimo. Proviamo ad andare di nuovo nella porta della monade. Questo è probabilmente il luogo a cui si riferiva Elizabeth nella sua richiesta. Oltre a questo punto c'è il nemico finale. La porta è ben chiusa. La richiesta specifica è che devo affrontare la sfida da solo. Ok, quindi dovevo lasciare tutti quanti fin dal principio. Questo giro tocca solamente a me. Entriamo e vediamo chi è questo nemico finale. Ho già una mezza idea. So già, l'ho già in testa. E siamo all'interno della torre dell'orologio, ovviamente. Chi l'avrebbe mai detto, Elizabeth? Elizabeth です。私、エリザベスでございます。私だけではございません。我が主も、そしてあなたも、ベルベットルームに集う者は、皆自らを探求し続ける定めなのです。あなたなら、私に答えを下さるかもしれない。 O te ava se negai masca? No, d'accordo, sì. Arigatou gozaimasu. Deva, mairimasu. Balliamo. Guardala quanto è seria ora. Surte il primo, eh? Fuoco. Elisabetta, non so se sarò pronto, ma spero di darti una sfida degna. Sì. Vuole combattere sul serio. La detentrice del potere. Ecco chi è. Come lei e come le altre sue sorelle. Sarà davvero Surt il primo? Non lo so, ma abbiamo uno scudo magico in teoria. Porca troia. Sì, poi. Ma te sei pazza nel culo? Ma meno male che avevo il cazzo di amuleto della sopravvivenza. Tu sei pazza. Tu sei impazzita, sorella. Oh, ti ho debilitato. Vediamo come va. Ma questa qua mi voleva instachillare con un colpo! Aspetta, fermo. Siegfried e poi teurgia. Però aspetta. Che strano. Porca troia. Ma scusami. A parte che sappiamo adesso quanti punti vita hai. Ma non ho capito perché mi instachilli, sorella. Vuoi forse vedere? Che il fatto che abbiamo lo scudo magico ha mandato in crisi il gioco? Perché questa è una mossa insta-kill. Questa è una mossa insta-kill subito, eh.